Ciao a tutti e benvenuti su MTV Mag. Io sono Marco Tognolo e oggi sono beato fra le bici. Le bici in questione sono la nuova Cannondale degli Scalpel e la nuova Specialized Epic 8. Due bici da cross country con 120 mm di escursione all'anteriore e al posteriore e che ho scelto per voi nella loro gamma per avere lo stesso prezzo e lo stesso allestimento. Infatti la Cannondale degli Scalpel che vedete qui costa 9.499 euro e invece la Specialized Epic 8 costa 9.500 euro, cioè un euro in più rispetto alla Scalpel. Fermi tutti, lo so che state per commentare il prezzo, però entrambe le bici sono seconde nella gamma partendo dall'alto. Infatti la Specialized Epic 8 è il modello Pro, più alta di questa qua c'è solo la S-Works con le sospensioni elettroniche, e invece la Cannondale è la Scalpel 1, di cui più alta c'è solo il modello Lab 71, che costa 13.000 e passa euro, invece la S-Works costa 14.000 euro. Ma lasciamo perdere i prezzi e concentriamoci sulle prestazioni. Infatti, durante questo video porterò le bici sullo stesso sentiero, cioè sullo stesso giro, arriverò qua in sede, cambierò la bici e ripartirò subito, proprio per avere le sensazioni più fresche possibili. A livello di peso, la Cannondale Scalpel 1 in taglia M pesa 11,58 kg senza pedali, invece la Specialized Epic 8 pesa 11,15 kg. Da questo punto di vista al naso avanti la Specialized Epic 8, anche perché questa è una taglia L. Infatti io sono alto 179 cm ed ho un dislivello, cioè una distanza sella movimento centrale di 74 cm. Purtroppo però sulla Scalpel il reggiseno telescopico è da 150 mm al contrario dei 125 della Epic e non riesco ad infilarlo fino in fondo nel caso di una taglia L, cioè mi manca mezzo centimetro per avere la mia altezza sella giusta, quindi sono dovuto andare sulla M. Considerate che io sono a cavallo fra la taglia M ed L, quindi mi trovo bene su entrambe. Piuttosto parliamo di geometrie. Infatti il reach in taglia L, che prenderò adesso per riferimento, è su entrambe le bici di 475 mm. L'angolo sterzo è di 66,6 gradi sulla Scalpel, 66,4 gradi sulla Epic. L'angolo sella invece è di 75,2 gradi sulla Scalpel e 75,5 gradi sulla Epic. Quello che cambia è la lunghezza del carro, perché il carro della Scalpel varia a seconda della taglia, cioè diventa sempre più lungo più la taglia diventa grande. Infatti in taglia L avremo un carro lungo 442 mm, invece il carro della Epic 8 rimane costante su tutte le taglie a 435 mm. Da questo punto di vista al naso avanti la Scalpel, perché la bici manterrà il suo comportamento costante su tutte le taglie, quando invece sulla Epic 8, avendo il carro che diventa più corto rispetto al reach della bici, ovviamente avremo magari il problema che l'anteriore tenderà ad alzarsi più facilmente. A proposito di carro, entrambe rinunciano ad un infulcro posteriore, però la Scalpel ha i foderi bassi che flettono, invece l'Epic ha i foderi alti che flettono. L'escursione, vi ho detto prima, che è identica per entrambe, 120 mm di escursione all'anteriore e al posteriore. L'ammortizzatore è uguale su entrambe le bici, si tratta di un RockShox Seed Deluxe Ultimate. La forcella ovviamente è diversa, perché su Cannondale troviamo la classica Lefty Ocho, in questo caso, cioè senza la doppia piastra, e invece sull'Epic 8 troviamo una Seed Ultimate anch'essa, come la sospensione posteriore. Purtroppo i freni sono uguali su entrambe le bici, infatti sono degli SRAM Silver con dischi da 180 all'anteriore e al posteriore. Non sono di certo i freni più potenti, lo sapete, io non sono un grande fan, però Cannondale ha scelto i dischi HS2, che sono un po' più spessi, un po' più pesanti, però migliorano le prestazioni dei freni. Invece Specialized è rimasta sui dischi Centerline. La trasmissione è identica, infatti si tratta di una SRAM XS Transmission, quindi wireless, senza forcellino posteriore. È in alluminio perché è il modello XO. Sono d'accordo che su una bici da 9.500 euro vorreste vedere una guarnitura in carbonio, cioè più leggera. Specialized però ci ha messo dentro un power meter, cosa che Cannondale non ha fatto. Una differenza significativa è che Specialized ha messo il proprio SWAT, cioè lo scompartimento nel tubo obliquo dove poter mettere la camera d'aria ed eventualmente attrezzi, barrette, eccetera. Invece Cannondale non ha nessuna integrazione da questo punto di vista, neanche di un multitool. Un'altra differenza è il passaggio cavi. Infatti il passaggio cavi della Epic 8 va direttamente nel telaio senza passare per la serie sterzo, invece sulla Cannondale passa attraverso il manubrio. Manubrio che è integrato, cioè abbiamo un attacco e il manubrio che sono una parte unica in carbonio. Vedete che c'è il buco in cui passano i cavi che poi vanno attraverso il telaio. Invece Specialized è molto più tradizionale, perché abbiamo un attacco manubrio
staccato dal manubrio, cosa che rende ovviamente la personalizzazione del cockpit più facile. Diverso è anche il registro telescopico, perché sulla Epic 8 troviamo un bike yoke divine idraulico, quindi che è sistemabile, è settabile, diciamo, quando uno pedala anche nelle posizioni intermedie. Invece sulla Cannondale troviamo un Fox Transfer meccanico, quindi possiamo scegliere solo la posizione o tutto bassa o tutto alta. Le ruote sono in carbonio su entrambi i modelli, quindi abbiamo Roval per quanto riguarda Specialized, invece DT Swiss per quanto riguarda Cannondale. La gommatura è maxi sulla Cannondale, un po' più voluminosa rispetto alla gommatura Specialized della Epic 8. Questo giro un po' di tutto, 150 metri di dislivello per 6 km con qualche strappo tecnico in salita, una salita sterrata regolare e poi una discesa tecnica. L'ho già fatto oggi e adesso sono in sella alla Cannondale. Dicevo, l'ho già fatto oggi con la Epic 8, adesso sono in sella alla Cannondale e la prima cosa che salta all'occhio è la posizione in sella, cioè la Cannondale Scalpel ha una posizione molto molto più avanzata, nel senso che ho il busto molto più in avanti e la testa molto più in basso, perché lo stack, cioè l'altezza del tubo sterzo, è bassa. Quindi anche avendo sotto ben 3 spacer, la posizione è molto più da corsa, quasi da bici da corsa. Questo aiuta sulle salite ripide come questa qui per tenere il manubrio incollato al terreno. Prima con Cannondale si usavano gli attacchi manubri negativi, adesso non ce n'è più bisogno. Sono adesso sul tratto sterrato della salita con le sospensioni tutte aperte. Ricordo che la Scalpel ha solo 2 posizioni, il blocco manubrio, cioè il twist lock, tutto aperto, tutto chiuso. Il tutto aperto a me non dà fastidio neanche su sterrato, perché comunque il carro bobba poco, pur avendo però un'ottima trazione. Cioè, se fossi in gara, per esempio qua, visto che la superficie è liscia, chiuderei e via di gas. Su asfalto idem. Però non è così necessario come si crede, fin quando non si va fuori sella, perché a questo punto voglio la forcella chiusa per evitare che oscilli. Infatti la posizione chiusa è veramente chiusa, quasi come una rigida, quindi riesco a imprimere tutta la potenza che voglio sui pedali senza perderla nelle oscillazioni delle sospensioni. Prendiamo un po' di velocità, la bici scorre benissimo, anche perché le gomme sono scorrevoli, sull'asciutto tengono bene, sul bagnato meno. Le gomme di questa Scalpel sono più cicciotte, cioè hanno più volume di quelle della Epic 8, quindi assorbono un po' meglio le asperità. D'altro canto però, a parità di peso, saranno anche meno robuste. Il reggisella, avete sentito il toc, è un reggisella meccanico, quindi non ha posizioni intermedie. Facciamo questo saltino. Wow, incredibile come ammortizzano queste 120 adesso. Bisogna quindi fare attenzione al reggisella, che si sia ben incastrato nella posizione alta per non trovarsi di nuovo col sedere in basso, perché non ha posizioni intermedie. Inoltre questo ha 150 mm di escursione, secondo me fin troppi per una bici da cross country. Infatti trovo che i 125 della Epic 8 siano il giusto mezzo, la giusta escursione. Cominciamo la discesa con tante radici. Vedete che arriva un po' lungo sulle curve, d'altronde i freni sono su entrambi le bici, gli scarsi SRAM level, per fortuna che sono 4 pistoncini. Sia Cannondale che Specialized hanno optato per dischi da 180 mm davanti e dietro. Cannondale ha preso dischi un po' più pesanti, cioè gli HS2, che rispondono un po' meglio, diciamo, al calore di quando l'impianto si surriscalda. Ciò non toglie che la gestione delle pastiglie, adesso che sono abbastanza usate, faccia abbastanza pena. Guardate la leva dove arriva prima che cominci veramente a pinzare, decisamente troppo lungo. Ma torniamo alla posizione in sella. All'inizio può spaventare questa posizione con la testa bassa, ma dopo che si è presa l'abitudine
secondo me questa è una delle posizioni più efficaci che ho mai provato sulla mountain bike, per tenere la ruota anteriore incollata al terreno anche in discesa. Certo, non bisogna aver paura di avere la testa così bassa, ma come detto è tutta questione di abitudine, e il giovamento è chiaro, cioè si sente obiettivamente. Come al solito arrivo lungo, qua ho le sospensioni tutte aperte e vi devo dire che non mi sembra di essere in sella a una bici da cross country in discesa, bensì a una trail bike. D'altronde 120 mm della Lefty davanti si sentono, e in questo caso vi devo dire che la Lefty lavora meglio della Seed a livello sia di rigidità che di sensibilità. Come forcella cross country secondo me è inarrivabile. Andiamo un attimino sul più lento. Entrambe le bici sono facili, buongiorno, sono facili da girare e molto giocose, infatti è facile pomparle sugli ostacoli facendo bunny hop, anche perché comunque il loro peso è sempre quello di una bici da cross country. Continuo ad avere le sospensioni completamente aperte, non ne sento proprio il bisogno di chiuderle. Ormai i carri, cioè le cinematiche, sono estremamente efficienti, quindi tutta la smania di avere i blocchi secondo me passa un po' in secondo piano. A livello prettamente estetico mi piace di più il manubrio integrato di Cannondale piuttosto che quello con la pipa di Specialized, però bisogna azzeccare la geometria, nel senso che la lunghezza dell'attacco manubrio e gli angoli del manubrio debbano essere quelli che uno preferisce, perché altrimenti non c'è modo per cambiarli. Giù per questo canalino della pioggia, è pazzesco come lavorano le sospensioni, vedete che pompare la bici è veramente facile, e in fase di atterraggio dai gradoni salti, beh, le sospensioni di nuovo fanno tutto quello che serve al ride. Ecco, adesso per esempio non mi si è incastrato il reggisella nella posizione più alta e mi sono ritrovato col sedere in basso. Problema dei reggi meccanici, secondo me non da sottovalutare quando uno è in gara e magari non ha tutta la lucidità necessaria. Di sicuro la scalpel è molto particolare a livello visivo, perché troviamo la Lefty, quindi la forcella con una gamba sola, che è già diventata meno estrema rispetto a quella che avevamo prima con la doppia piastra, quindi si è alleggerita, ha perso un po' di rigidità, questo è indubbio rispetto alla vecchia, ma rimane sempre una signora forcella. Inoltre Cannondale adesso ha rinunciato a tutti i vari system integration, quindi alla ruota campanata in maniera particolare, per avere la linea catena più spostata verso sinistra, anzi verso destra. Abbiamo dunque adesso una ruota con la campanatura normale, quella posteriore. All'anteriore ovviamente vi troverete a fare conti con la Lefty, quindi con un perno particolare, con un mozzo quindi apposta per il perno della Lefty. D'altronde la scalpel è sempre stata una bici che divideva un po' le fazioni dei cross countryisti, c'è chi la ama, c'è chi la odia. Secondo me provandola la si può solo amare, perché ormai è ben più di una semplice bici da cross country racing, bensì una bici che ha un potenziale enorme anche a livello di grandi giri pedalati grazie alla nuova cinematica, anche se a prima vista a livello visivo non sembra sia cambiata molto. Scendiamo col nostro montacarichi, adesso tocca alla Epic 8 fare il nostro giro di prova. La posizione in sella è più centrale, più seduta rispetto a quella della scalpel, nel senso che non ho la testa così in avanti, proprio perché qua lo stack non è così basso, perché non ce n'è bisogno, nel senso che la Lefty è comunque una forcella alta, al contrario della Seed, e quindi ha bisogno di un telaio un attimino più basso a livello di tubo sterzo. Cambia il blocco manubrio delle sospensioni, perché qua abbiamo tre posizioni, adesso sono in quella intermedia che si chiama pedal, però la ritengo un po' superflua, perché la cinematica è così buona che anche da tutto aperto, beh, le sospensioni lavorano bene. Guardate qua sul ripido, apro le sospensioni completamente e riesco a arrampicare veramente bene, e fra l'altro notate che l'anteriore sta ben attaccato al terreno senza che io debba muovere il busto troppo in avanti, quindi una geometria ben bilanciata. Slock è una figata, perché è veramente facile da attuare senza leve di plastica in mezzo al manubrio,
Qua siamo sul piccolo pezzo d'asfalto, tutto chiuso, la bici diventa una rigida, anche la Epic 8, quindi l'accelerazione è fenomenale. D'altronde sono bici da cross country. Adesso qua vado sul pedal, anche se non noto una grandissima differenza tra pedal e tutto aperto, proprio perché, come dicevo prima, il tutto aperto non bobba, cioè non bobba eccessivamente, ma però dà un'ottima trazione di cui ne ho bisogno quando è in fuoristrada, un po' tecnico. Ops. Qua siamo sul fango, le gomme ovviamente vanno benissimo sull'asciutto, un po' meno sul bagnato, come tutte le gomme da cross country. Sulla salita sterrata, quella che io chiamo granfondistica, perché la maggior parte delle granfondo hanno salite così, spesso anche discese purtroppo, ma se avete una bici da cross country su una salita del genere, chiudere del tutto le sospensioni con delle gomme generose di sezione come queste, e ancora di più come quella, come quelle della Scalpel, beh, mangiano via le piccole asperità, quindi potete andare via tranquilli con le sospensioni chiuse, perché tanto non si rovinano su questo tipo di terreno, ovviamente, perché comunque hanno sempre una valvola che si apre in caso di impatti grossi. Vale la pena spendere qualche parola sulla trasmissione, che è identica su entrambe le bici, cioè su questa fenomenale SRAM Transmission, perché posso continuare a pedalare e cambiare sotto sforzo senza alcun problema, sia in fase di scalata verso l'alto che verso il basso. Quando uno è in gara e magari ha la testa un po' annebbiata, è l'ideale, perché non c'è bisogno di pensare. Per quanto riguarda le ruote, fondamentali sono le bici da cross country per l'accelerazione, beh, le DT Swiss e queste Roval in carbonio sono molto simili. Forse le Roval sono un attimino più comode perché hanno un profilo un po' più basso, però d'altro canto la Scalpel ha delle gomme con più volume, quindi diciamo che alla fine le due cose si equivalgono e a livello di accelerazione e rigidezza sono del tutto simili, cioè ottime per dei mezzi del genere. Andiamo un po' in velocità. Entrambe le bici hanno corone da 34 denti, come giusto che sia per poter pedalare anche in velocità. Salto. Wow, incredibile le sospensioni nel 2024, 120 mm sono veramente plush, nel senso sensibili. Se vi chiedete come ho regolato le sospensioni, ho un sag del 25 al posteriore su entrambe le bici e un sag del 20% all'anteriore. Ricordo che entrambe le bici hanno i foderi che flettono, nel caso di Specialized è il fodero alto, nel caso di Cannondale è il fodero basso. Il risultato è piuttosto simile perché entrambi i carri sono molto molto sensibili, in particolare la Specialized, anche se può ricordare la vecchia Epic Evo che avevo provato ben 4 anni fa, beh, a livello di sensazioni il carro è molto più sensibile, nel senso che si mangia via gli ostacoli molto meglio. Quello che non è cambiato è la forcella, la Seed, è migliorata sì, ma come dicevo prima non arriva al livello di una Lefty per quanto riguarda la burrosità e la sensibilità. Però per quanto riguarda la rigidezza, avendo adesso gli stay da 35, vedete che riesco a puntarla proprio bene dove voglio, cioè è rigida e di più rispetto al vecchio modello con gli stay da 32, quindi un po' più rivolta al trail che non al cross country, anche se ormai il cross country racing in particolare è diventato veramente impegnativo, e la Seed si trova bene anche sui campi di gara, e ne gioviamo noi, diciamo amatori, perché abbiamo un mezzo che è divertente al di là del campo di gara. Le sospensioni sono tutte aperte adesso che mi trovo in discesa, quindi posso godermi la trazione di cui vi parlavo in precedenza. Su questi tappeti di radici le sensazioni rispetto alla Scalpel per quanto riguarda il carro sono molto 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 vicine. La forcella, dicevo, un po' diversa. D'altronde, se Cannondale crede nel suo progetto Lefty,
ci sarà anche un motivo. Lasciamo prendere velocità e godiamoci questa cinematica. Da pompare anche questa è molto facile, e poi dalla sua che ha un reggi che non sprofonda da zero a tutta in un colpo solo, perché non è meccanico bensì idraulico, quindi ho anche le posizioni intermedie. È facile da curvare anche questa Specialized, diciamo che da quel punto di vista sono molto simili, d'altronde le geometrie sono simili. Da bagnoppare è un piacere, troppo divertente con le bici da cross country, soprattutto se anche questa, come la Scalpel, in fase di atterraggio non si scompone, malgrado uno poi vada a colpire le radici. Insomma, è proprio divertente su sentieri come questi qua, che non sono troppo tecnici, ma sono però pieni di rilanci e mangia e bevi. Linee più classiche, quelle della Specialized Epic 8, anzi ragazzi, devo dirvi che la Specialized Evo, quella vecchia, ha fatto scuola, perché la nuova prende proprio quello spirito, cioè di più escursione, più sensibilità e diciamo anche un po' più di divertimento sia in salita che in discesa. Infatti certo le geometrie sono cambiate, la cinematica è cambiata perché comunque è più sensibile, ma il cuore di questa bici si può prendere proprio dalla Specialized Evo del 2020. Chiaramente è più lunga, è più ripida, ha l'angolo sterzo più aperto ed è anche il motivo per cui è più divertente della vecchia. Inoltre la SID con steli da 35 è diventata una forcella che riesce a prendere le botte meglio rispetto alla vecchia. Qual è la bici migliore? Beh, per 9.500 euro non ci si può aspettare che una delle due faccia schifo, infatti sono entrambe ottime bici. Le differenze sono nei dettagli, infatti la Epic 8 ha un montaggio migliore perché troviamo il power meter e un reggisella telescopico idraulico, quindi regolabili in altezza. La Scalpel ha dalla sua una forcella portentosa a livello di cross country, secondo me è la migliore sul mercato, cioè la Lefty 8, che lavora indubbiamente meglio della SID, pur rimanendo la SID una buona forcella che non fa certo brutta figura. La posizione in sella della Scalpel richiede più adattamento a causa dello stack basso, quindi della posizione della testa e del busto più avanzate, più basse rispetto alla Specialized Epic. Specialized è sempre stato un marchio con posizioni in sella molto naturali e facili, non per questo vuol dire che la bici non sia racing, anzi il peso di questa Epic, ricordiamocelo, è minore rispetto a quello della Scalpel, pur avendo uno scompartimento nel tubo obliquo per mettere via attrezzi e camere d'aria. Voi quali delle due prendereste? Fatemelo sapere qua nei commenti, io vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!